Il futuro dell'automotive passa per la transizione ecologica, ma occorrono investimenti e tempo per attuarla. Il nuovo regolamento Euro 7 sulle emissioni dei veicoli ristabilisce un equilibrio tra prescrizioni rigorose e investimenti supplementari per l'industria. Ma non possiamo aspettare. L'elettrico è una realtà con la quale dobbiamo fare i conti, ha detto Alfredo Fegatelli, segretario regionale FIOM per l'Abruzzo e il Molise, nell'introdurre la tavola rotonda da Tessa. Bisogna investire in ricerca e sviluppo, ridare dignità ai lavoratori che in questi anni hanno contribuito alla crescita del PIL in Abruzzo e Molise. Bisogna porre in essere politiche industriali utili a traghettarci verso la transizione. Lo ha sottolineato Carmine Ranieri, segretario generale FIOM CGL, esprimendo preoccupazione per il forte ricorso alla cassa integrazione in Val di Sangro e alla mancanza fino ad oggi del piano industriale di Stellantis. Come viene accolta in Abruzzo questa notizia che riguarda le modifiche al regolamento Euro 7? Dottor Giuseppe Ranalli, lei è presidente del Polo Innovazione Automotive. Ma viene colta in Abruzzo, ma non credo solo in Abruzzo, in Italia e credo anche in tutta Europa, sicuramente come una notizia molto positiva, perché questo permette di avere più tempo e di poter pianificare rispetto a questa scelta che ormai è un punto di non ritorno, quella dell'elettrificazione, però comunque permette a tantissime aziende di poter ripianificare e di poter ampliare il loro portafoglio prodotti, non rimanendo schiacciati da una scelta unidirezionale come poteva essere precedentemente. Michele De Palma, segretario generale FIOM CGL, si parla del futuro dell'automotive, come affrontarlo anche alla luce della transizione ecologica? Ma noi qui siamo oggi proprio a riflettere di come conquistare questo futuro che è a rischio per l'automotive nel nostro paese. Noi eravamo il secondo produttore europeo di auto, oggi siamo ottavi noni produttori in Europa e questo sta determinando un problema generale, sia di investimenti sul futuro ecologico delle produzioni in Italia, ma anche sulle garanzie occupazionali. Noi abbiamo la necessità di un piano industriale per l'automotive, come hanno fatto altri paesi europei, e per questo siamo qui a discutere con le imprese, con il mondo dell'università, con gli intellettuali, per ragionare rispetto a di che cosa c'è bisogno oggi e quali sono le richieste che noi facciamo al governo da un lato e alle imprese dall'altro. Le modifiche all'Euro 7 ci danno un po' di respiro? Ma per quanto riguarda i veicoli commerciali leggeri, sappiamo che, come dire, i tempi del phase out dall'endotermico sono tempi più lunghi. Il tema vero invece su questa area industriale è di avere il tempo necessario per fare gli investimenti e costruire il veicolo commerciale leggero del domani.